amianto, 193 piacentini malati. La nostra città vanta il ben poco invidiabile primato di secondo capoluogo in regione con il maggior tasso di incidenza del mesotelioma maligno, 3.500 i tetti contaminati. 10 milioni per i cantieri, in base alla legge di stabilità, sono a disposizione della provincia. Tra le priorità la ricostruzione dopo l'alluvione, scuole e strade. Scuola, la carica dei 400, si tratta degli insegnanti precari presenti oggi all'ISI Marconi per l'ultima assegnazione delle supplenze. I sindacati, graduatorie aggiornate in ritardo dal Ministero. Domani la colletta alimentare, appuntamento in 60 negozi piacentini per donare prodotti alle persone in difficoltà, 700 i volontari coinvolti. A caccia della prima vittoria al Garilli, 13ª giornata di Lega Pro, domani alle 14 il Pro Piacenza ospita il temibile Bassano.